Io sono Roberta Rebora e sono una delle residenti di Promontorio che insieme ad altri volontari si sono mossi per mettere in atto una serie di azioni mirate a contrastare l'installazione, il completamento della stazione radiobase, che riteniamo essere uno spregio al promontorio, in un borgo che è coperto da vincoli paesaggistici strettissimi, che è sempre stato riconosciuto come un'area di bellezza dove la gente trova delle condizioni simili a quelle dei borghi di una volta. Improvvisamente, nel giro di 2 giorni, ci siamo trovati questa antenna, una maxi antenna, in realtà è una stazione radiobase, che è stata costruita dal gestore di infrastrutture wireless italiane, IPIC, e che ha deturpato decisamente il promontorio, è visibile da tutte le parti, è veramente impattante. E riteniamo che il progetto presentato e approvato dal Comune di Genova con il parere favorevole della Soprintendenza sia un progetto che è pesantemente difforme dalla realizzazione finale dell'opera, quindi riteniamo che non ci siano e non ci debbano essere le condizioni per portare avanti un progetto del genere. Questo pomeriggio avete organizzato un incontro un po' per informare la popolazione, un po' per riunirvi, e tra le novità c'è anche la presentazione del ricorso al TAR. Esatto, noi siamo molto contenti di avere appreso che il Comune di Genova ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela, ascoltando il parere dei cittadini, la pressione del municipio. Devo dire che è stata un'azione corale, esempio di politica attiva veramente di coinvolgimento del territorio, però riteniamo di voler utilizzare tutti gli strumenti legali che abbiamo a disposizione, tra cui appunto il ricorso al TAR, e pertanto abbiamo dato mandato all'ufficio legale di preparare questo ricorso e presentarlo in modo da avere esperito tutte le azioni che abbiamo a disposizione e dare un segnale forte che la cittadinanza c'è, vigila e agisce, reagisce, soprattutto quando si trova di fronte a dei risultati come quelli che sono sotto gli occhi di tutti.